siamo con la Presidente del Consiglio Federica Paterno e ci dirà subito questa iniziativa di questa sera, lei che appunto è promotrice anche con l'amministrazione di questo avvenimento. Salve, buonasera a tutti. Sì, ovviamente come Presidente del Consiglio, ma come del resto anche tutti gli altri consiglieri comunali, siamo promotori, dopo il sindaco ovviamente, di questa lodevole iniziativa che riguarda il riammodernamento della sala della biblioteca che abbiamo adibito appunto a caffè letterario, con tutte le ultime tecnologie, quindi in maniera tale che la sala sia accessibile anche agli altri tipi di persone, nel senso anche quelli recanti determinate disabilità, proprio perché ci teniamo molto che la cultura venga appunto appresa da tutti quanti, quindi che sia accessibile a tutti. E questa sera siamo molto emozionati perché appunto concretizziamo quello che è stato un percorso e quindi non vediamo l'ora di inaugurare questa sera la sala. Quindi una struttura potenziata per aumentare il volume culturale che già Bisignano ha nel suo DNA. Sì, già in questa sede sono state diverse le iniziative che sono state svolte, quindi con questo ulteriore abbellimento sono sicura che ulteriormente andremo ad investire dal punto di vista culturale quella che è la nostra comunità. Grazie mille. Grazie. Siamo qui nella biblioteca di Bisignano Comunale, siamo con l'onorevole Straface. Ecco, la sua venuta per una bella occasione. Sì, è una grande occasione, un'occasione importante per la comunità di Bisignano. Quando apre un luogo di cultura in un territorio non si può che avere un arricchimento di quella che è la cultura del territorio stesso. Questo è un bando che era stato finanziato dalla Regione Calabria, che andava proprio nella direzione di fornire quei servizi necessari a tutte le biblioteche della Calabria per renderle fruibili. E questo è un esempio, quello che andiamo ad inaugurare questa sera, che va nella direzione, ecco, di dare dei servizi digitali, il caffè letterario, di rendere fruibile un luogo di cultura agli studiosi, agli studenti, ai ricercatori, a tutte quelle persone che vogliono avere un arricchimento culturale. Noi la conosciamo bene, la seguiamo e vediamo che è presente su tanti fronti, soprattutto sulla cultura, anche sull'etnia, insomma lei è veramente sul territorio. Che l'impressione appena entrato in questa sala, come le sembra? È stata una bellissima impressione, perché io ho partecipato proprio in questa sala ad un convegno che era dedicato a tutt'altra materia, sulla prevenzione, quindi sulla sanità. E questa sera sinceramente quando sono entrata sono rimasta veramente contenta, felice, ma soprattutto migliorata. Sì, soprattutto ecco, orgogliosa di quello che le nostre comunità, i nostri territori possono esprimere. Qui c'è una filiera istituzionale, c'è una forte collaborazione con il sindaco Fucile e con la Regione Calabria, e quando c'è, voglio dire, collaborazione istituzionale fra due enti si traggono dei benefici per i territori. Un'ultima cosa, quindi questa regione, la nostra regione, l'ente regione, sempre più vicino ai cittadini. Sempre più vicino ai cittadini, poi proprio per quanto riguarda la cultura noi stiamo lavorando su un testo di legge, perché la Calabria è l'unica regione a non avere un quadro normativo che disciplina la cultura, e in questo caso tutto il sistema bibliotecario, archivistico, che è uno dei più importanti presenti nella regione Calabria a livello proprio europeo, incomincia ad avere anche dei riferimenti normativi, legislativi che possano disciplinarla nel migliore dei modi. Grazie onorevole e buona serata. Grazie. Bene, siamo con il presidente della Mediocrati Paldino, Nicola Paldino, qui a Bisignano, ritorna sempre volentieri, in questa occasione si parla di cultura. Bene, io rappresento una banca che ama la cultura, quindi con piacere sono ritornato a Bisignano, perché Rino mi aveva già informato che c'era questa bella sala, una cosa splendida, hanno fatto veramente qualcosa di interessante col comune, con il sindaco,
l'ho salutati l'altra volta e mi hanno detto che stavano facendo questa bella, questo bel caffè letterario, e quindi sono veramente contento ed orgoglioso di essere bisignanese. E questo lo sappiamo e ne siamo orgogliosi anche noi di avere un presidente della Mediocrati di Bisignano. Ma dobbiamo dire una cosa, Bangartis, l'ultima Bangartis? L'ultima Bangartis è andata molto bene perché c'è stato un artista di Castrovillari che vive a Reggio, un ingegnere, peraltro Ventimiglia, che ha donato due opere che si compongono tra di loro e sono davvero belle, hanno arricchito la collezione Bangartis in maniera egregia. Ormai è diventato quasi un museo. Sì, diciamo che è una bella collezione, staremo per pubblicare ai 20 anni della collezione, staremo per pubblicare il catalogo e abbiamo in mente di fare anche il calendario del 24, del 25 con la collezione Bangartis. Perfetto, un'ultima cosa, fra qualche sera la banca sarà anche a Sant'Umile dove avete ripristinato la cappella, quindi c'è sempre quest'unione tra Mediocrati e Bisignano. Sì, saremo a Sant'Umile per la Santa Messa di Natale, per lo scambio degli auguri con i dipendenti, con gli amministratori, e avremo davvero piacere di ritornare a Bisignano, proprio a Sant'Umile, perché il legame con la Cassa Rurale e con la Mediocrati è sempre forte ed è vivo. Grazie Presidente, è sempre un piacere intervistarla, grazie mille. Grazie a te. Siamo con Demetrio Guzzardi, appunto un editore qui in una biblioteca dove si parla di cultura. È bellissimo, stare in mezzo ai libri è la cosa più bella. Le biblioteche hanno un ruolo fondamentale perché conservano il nostro lavoro. Io dico sempre che quando andrò in pensione vorrei che fare il giro delle biblioteche calabresi per vedere se ci sono i miei libri, se non ci sono glieli vado a portare, perché 40 anni di attività editoriale è proprio non soltanto per il gusto di fare questo lavoro bellissimo, ma anche per il fatto che poi i tuoi libri possono essere nelle biblioteche e la gente li può trovare. Pensare a Bisignano, che è sempre stato un luogo dove sono sempre venuto molto volentieri, e vedere una biblioteca aperta, bella, dove si fa il caffè letterario, ma dove si parla, come dire, di grandi tematiche, ecco, io credo che sia una cosa bellissima e non potevo non mancare stasera. Un luogo Bisignano dove anche sei stato premiato. Sì, no, ma Bisignano... Una bella serata. Come no, una bellissima serata, la ricordo davvero con affetto sia io che mia moglie, ma io a Bisignano vengo da quando facevo la scuola superiore, avevo tanti compagni bisignanesi e poi ho vissuto tanti momenti belli, ho fatto dei libri molto importanti a Bisignano, quindi sono contento di esserci, il paese di Sant'Umile, quindi non poteva non avere una bellissima biblioteca, e so che in questa biblioteca si sta organizzando proprio un reparto sulla santità in Calabria, quindi dedicato a Sant'Umile, un reparto dedicato ai santi calabresi, ed è veramente una cosa bella da venire spesso. Un'ultima cosa, sappiamo che sei molto, diciamo, vulcanico, tutti i paesi ci sei e fai delle iniziative interessanti come appunto l'ultima Cosenza. Io credo che gli intellettuali hanno un ruolo importante, innanzitutto quello di non essere dei cortigiani e secondo quello di fare una promozione culturale, quindi i libri non si fanno soltanto perché l'autore ha voglia di vedere il proprio nome su una copertina, ma si fanno perché si possa incontrare il desiderio di altri lettori per capire la gente cosa vuole leggere. Allora, ecco, venire in queste iniziative o organizzarne come presentazioni di libri o festival come facciamo noi è l'occasione per sentire proprio il polso della gente che ama leggere, e non è vero che la gente non legge, la gente ama leggere, io tutti i giorni mi confronto con persone che amano leggere, bisogna, come dire, dare la forza a trovare questi luoghi e fare in modo che la lettura sia sempre più accattivante. Grazie mille, grazie a te.